qui è la presentazione del libro di Cristian Luca Andrulli, Si costruisce in aria. Tu sei comunque residente a Berlino, vivi a Berlino, dove comunque fai un'attività poetica importante, da quello che so. Ora volevo un po' che tu ci raccontassi quello che realmente riesce a fare un poeta a Berlino rispetto a un po' alle limitazioni che invece ha un poeta a Roma, alle possibilità che, poche possibilità che ha un poeta a Roma. Sì, certo. Sì, io vivo a Berlino da ormai 4 anni, però avevo già iniziato a Roma l'attività poetica, quindi avevo iniziato proprio con la scrittura e soprattutto con la scrittura creativa. Poi però per altre ragioni sono riuscito a trasferirmi a Berlino. E lì ho notato che effettivamente forse sarà per la città, perché la città è, io ho sempre detto che Berlino è un po' Dr. Jekyll e Mr. Hyde, perché ha questa doppia personalità e molto spesso non ho mai capito il motivo, ma molti artisti, molte persone creative la preferiscono ad altre città a livello europeo. Io ci sono arrivato per caso, però ho notato che da un punto di vista culturale, ma soprattutto da un punto di vista poetico, la città offre moltissimo, ma soprattutto offre moltissimi spunti per poter creare, per poter scrivere. E la maggior parte dei miei testi, delle mie poesie, sono soprattutto testi che io definisco urbani. Quindi sarà anche per gli studi che ho fatto. Io ho studiato sociologia qui a Roma, e per cui credo sia per quel motivo un po' una sorta di riuscire a creare, riuscire a trovare la giusta ispirazione all'interno di un contesto urbano, quindi nelle metropoli. E sì, credo sia questo il senso della mia poetica. Forse si costruisce in aria perché sia la poesia e anche un po' la mia vita, un po' è stato sempre un po' un costruire, un po' metaforicamente parlando, in aria tutto, e per poi arrivare a quello che volevo in realtà. Quindi, senza rami di seta si costruisce in aria, arriva tra le Alpi e densamente si bagna, prende coscienza in spasmi che sono in levare, dimenticano in fretta i suoi divagare. Senza rami di seta si accarezzano i corpi e in preda a crisi di vento si fortificano a novembre, prende coscienza, restano in bilico e in aria. Sai, l'alveare non si costruisce in un giorno, si cementa con i fili in aria. Prende coscienza un silenzio che sale ma vuole andare. Senza rami di seta si costruisce in aria, l'assoluto è in crescendo e come i profondi sensi scappa quando si fa male.